Stai registrando? Sì. Ok, va. Venezia, terra di promesse, sogni, arte, bellezza. Venezia, labirinto di calli e canali, teatro di storie immortali. La via dell'amore, museo a cielo aperto. Arte e storia, passato e futuro. Venezia ha mille sfaccettature, luminose e oscure, visibili e occulte. Venezia è il carnevale, la festa delle maschere e delle follie. Ma a Venezia ci sono anche i folli veri, quelli che vagano confusi e persi non solo a carnevale, ma per tutto l'anno e per tutta la vita. Da un punto di vista storico, non sono mai mancati i pazzi a Venezia, relegati nei manicomi su piccole isole lontane, poiché ragioni di vergogna per la bella e splendente Venezia. Ebbene, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare e intervistare colui che il web ha già presentato al mondo come il nuovo pazzo della città lagunare, per salvare almeno il suo ricordo dall'oscurità del dimenticatoio. Mio nonno era un alchimista. Mio nonno era un alchimista e mia nonna un'astrologa. Si sono incontrati grazie alle loro professioni. Mio nonno aveva bisogno di lei per confermare una scoperta fenomenale, un segreto custodito in antichi diari di famiglia. I nostri antenati lo trascrissero in codice cifrato ancora nel lontano 1450. Poco prima che la cosiddetta casa delle due torri fosse messa all'asta e acquistata dal 65esimo doge di Venezia, Francesco Foscari. Francesco Foscari, su suggerimento dei saggi alchimisti e astrologi suoi amici, aveva insistito molto per impossessarsi della casa delle due torri. La particolare posizione geografica dell'edificio, unita alla composizione fisica dei materiali per la costruzione, avrebbe consentito loro di dar luce a un fenomeno paranormale senza precedenti. Foscari fece abbattere la vecchia struttura per costruire un nuovo palazzo. L'intuizione degli studiosi gravitava attorno al miracolo dell'allineamento dei pianeti, un evento straordinario che avviene ogni 150 anni. Per poter assistere agli strabilianti effetti dell'allineamento, era necessario costruire un edificio che fosse adeguatamente posizionato e strutturato secondo particolari calcoli matematici. Per 65 secondi, qualsiasi rappresentazione simbolica, astratta o concreta di un oggetto o entità esistente, avrebbe preso vita propria. Prendere vita in che modo? In che modo? Ma in quanti modi ti vuoi che un'immagine prenda vita? Ma fammi capire, no? Prova a pensare a degli affreschi di angeli che volano tra le volte dipinte, petali di fiori stilizzati mossi dal vento, ritratti dei santi che dialogano di sacre scritture. Un tale meraviglioso spettacolo. I miei nonni hanno studiato la storia del palazzo e hanno concluso che, nonostante i vari restauri, gli elementi fondamentali dell'edificio sono rimasti intatti. Il miracolo è accaduto ancora e ancora accadrà ogni 150 anni. Il prossimo evento avverrà nel 2018, giorno 21 marzo, ore 18, in punto. Tutti sapevano tutto al tempo. Sono sicuro che anche oggi comunque le alte sfere siano a conoscenza del miracolo, ma non si rendono conto delle terribili conseguenze cui andremo incontro se non correremo subito ai ripari. Terribili conseguenze? Non aveva descritto il miracolo come un'esperienza meravigliosa? È meravigliosa, certo. 150 anni fa lo era, ma nell'ultimo secolo qualcosa è cambiato e nessuno se ne è reso conto. Le nuove immagini
sono ben diverse dai santi e dagli angeli che sono affrescati tra le volte di Ca' Foscari. 150 anni fa, ragazzi miei, non esisteva il cinema. A Ca' Foscari circolano immagini di violenza e di morte che hanno già una loro vita dietro allo schermo. Cosa pensate possa succedere se gli astri e l'alchimia concederanno loro 65 secondi di una vita ulteriore e potenziata? Le immagini usciranno dai loro schermi. Ecco che cosa. Diventeranno reali. L'ho sognato qualche mese fa. Singoli fotogrammi di vecchie videocassette che diventano creature demoniache, samurai, assassini, mostri mitologici di terre lontane, in libertà, nel mondo reale. Ho visto la giornalista di un telegiornale locale uscire dallo schermo e venire travolta dal camion di una sitcom in onda su un altro apparecchio televisivo. Ho visto Godzilla mangiarsi il sottomarino giallo, quello dei Beatles, Hitler attaccato dai cani rabbiosi di un documentario medico, Bruce Lee picchiato da un maciste tridimensionale, Indiana Jones circondato da 7 nani incattiviti. Nel sogno, 65 secondi sono stati sufficienti a loro e a numerose altre creature per uscire da Ca' Foscari e disperdersi tra le calli di Venezia. Sulla cima del campanile di San Marco, Joker non smetteva più di ridere. Fra poco arriverà qualcosa di tremendo. Non ve rendete conto? Ascoltami, non so matto. Non sono pazzo, matto. Mia madre ha fatto fare dei test. No, basta. Basta, 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 stuè tutto. Il 21 marzo è alle porte e Ca' Foscari è pronta a prendere vita. Tutto quel che resta da fare è fuggire lontano. Il Carnevale del Cinema ha una data e una promessa. Prima a Ca' Foscari e poi nel mondo, ribalterà ogni certezza e renderà possibile lo straordinario.